conferenza stampa di oggi è un primo step su un progetto sul manifatturiero che Camera di Commercio di Udine e di Pordenone insieme con la Regione ha voluto realizzare. Ciò consentirà poi, attraverso il monitoraggio alle imprese, di poter dare all'Ocse l'opportunità di darci dei suggerimenti relativamente a questo, affinché le nostre imprese regionali possano avere un'opportunità in più per poter aggredire i mercati internazionali innanzitutto, e speriamo anche quelli nazionali quando riprenderanno, con un'ipotesi di manifatturiero che tenga conto delle modificazioni che a livello nazionale sono richieste alle imprese e ai prodotti che loro esportano in questo momento. Quindi Camere di Commercio e Regione Friuli Venezia Giulia si sono dati questo impegno affinché sempre di più possiamo essere vicine ed accompagnare le imprese del nostro territorio nei mercati internazionali. Questo è l'obiettivo del progetto e il primo step. Già da questo abbiamo avuto le prime indicazioni su ciò che le imprese suggeriscono e sentono come necessità, poi le rielaboreremo con l'Ocse e relativamente a questo ci auguriamo che nel brevissimo tempo ci possano essere delle indicazioni concrete da poter poi prendere per le iniziative che le Camere e la Regione Friuli Venezia Giulia sono intenzionate a fare. Bene, oggi abbiamo presentato quello che è lo step al quale siamo arrivati su questo progetto condiviso fra Camera di Commercio di Udine, Camera di Commercio di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia, sull'analisi e le prospettive del nuovo manifatturiero che poi verranno elaborate e presentate dall'Ocse in un paper che io ritengo sarà molto utile alla nostra regione. Pensare che quello che è andato bene nel passato possa essere anche adattabile al futuro ritengo che sia un'utopia. Il manifatturiero è importantissimo, però forse dobbiamo elaborare una strategia dove il manifatturiero sempre più si interseca con l'economia dei servizi.